Il ricordo di figure come quella di Don Achille Sanchioni, il parroco in bicicletta, ante litteram di Don Matteo, povero prete di grande carità e modestia, che tutto donava agli altri e nulla teneva per sé, è un ricordo indelebile, prima che nella mente dei fanesi, nell'animo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di vivere il suo sacerdozio. Una memoria che va perpetrata nel tempo e nelle generazioni che seguono, perché la sua opera, il suo modo di interpretare la missione, non si sbiadiscano e non cadano nell'oblio. A questo sono servite le tante serate e manifestazioni intitolate a suo ricordo. A questo servono anche il docufilm di Paolo Del Bianco, che già nel titolo annuncia l'essenza delle immagini, il prete dentro di noi. A questo è servita la serata organizzata dal gruppo Amici di Don Achille venerdì scorso. E a questa serata è stato dato il titolo del prete buono. Ma Don Achille non è stato solo il prete buono, è stato il prete umile, il prete generoso, il prete che non ha conservato nulla per sé, che ha dato tutto ai poveri, fino a vivere e morire in assoluta povertà. È stato coadiuvato in questo suo ministero dalla sorella, la dolcissima signora Iole. Don Achille è stato il prete della più grande parrocchia di Fano e è stato nominato sacerdote nel 1936 e all'epoca la parrocchia di Don Achille comprendeva parte del centro, la zona del Don Gentili, via Chiaruccia, Sant'Orso, fino ai confini di Belocchi, il Vallato, il campo d'aviazione e tre ponti. Il gruppo si è fatto portavoce anche presso il vescovo Monsignor Trasarti di avviare il processo di beatificazione di Don Achille. E il vescovo non ha certo perso tempo e ha avviato subito la procedura per la quale però servono testimonianze sull'opera del prete buono. Per inviare una mail con foto, documentazioni, testimonianze e materiali utili alla causa è possibile utilizzare l'indirizzo mau.misu@libero.it.